Francesco Sinatra mi ha risposto che preferisce piuttosto definirsi un poetante. Vi racconterà brevemente del percorso che l'ha portato alla poesia. Per essere poeta sono gli altri a dirlo. In fondo siamo tutti potenzialmente poeti, penso, perché la poesia è una parola che viene dal cuore e che è animata dall'amore degli altri, di tutti gli altri. Non so se qualcuno ha letto le lettere a un giovane poeta, del poeta Rainer Maria Rilke. È un libro bellissimo, un libretto in cui due cose sono essenziali per arrivare alla parola poetica. Rilke dice la solitudine che è necessaria a tutti, in cui si può creare, e l'amore che ci fa maturare. Queste due cose sono indispensabili per far poesia. In fondo basta guardare, basta ascoltare la natura per arrivare a queste emozioni che il poeta cerca di creare, creando un nuovo mondo, e cerca di trasmettere agli altri, quelli che vogliono ascoltare. Ed è la parola umana la più grande, la più bella. Forse a differenza della prosa, in cui c'è più un linguaggio discorsivo, nella poesia c'è una forma di condensazione, come il sogno. Nel sogno, dice Freud, ci sono due meccanismi importanti: lo spostamento, non si sogna esattamente quello che si riferisce alle persone che sono direttamente interessate dal sognatore, e poi c'è la condensazione, in cui il discorso del sogno si condensa e bisogna per quello interpretarlo. Io sono arrivato alla poesia attraverso la psicanalisi. È stato un percorso lungo, però ognuno ci arriva a modo suo, penso può arrivarci a modo suo. Nell'analisi che cosa si fa? Attraverso la parola, che è il modo di espressione per eccellenza dell'uomo, si cerca di esorcizzare le forze demoniache, le forze inconsce, per cercare di essere meglio con se stessi e quindi col mondo e con gli altri. Nella poesia è la stessa cosa, in fondo. Si cerca di conoscere l'altro, l'altro che è noi stessi, per cercare di offrire agli altri, a tutti gli altri, un mondo che è tra il sogno e la realtà. Non voglio dilungarmi, però penso che molti di voi hanno visto questo bel film che si chiama Il Postino, in cui il postino apprende da Pablo Neruda come far poesia. Come far poesia? E lui lo scopre attraverso l'amore che ha per questa donna, questa. A lui non sa dire il suo amore, e attraverso la poesia saprà dirlo. Pablo Neruda che dice: come la terra, io appartengo a tutti. Questa è la poesia. Grazie.